Angelo Ferracuti, fermano, narratore e autore di libri che lui stesso ha definito anche di ibridi narrativi, che oggi potremmo definire per certi versi autofinzionali. Giornalista, collabora con Radio 3, con importanti testate italiane, ed è concittadino di Luigi Di Ruscio, al quale ha dedicato e sta dedicando, credo, oltre ad aver dedicato un film alcuni anni fa, addirittura con la collaborazione di Ascanio Celestini, che proiettammo alcuni anni fa all'interno del porto di Ancona. Credo che stia anche preparando una biografia dedicata al grande, irregolare Fermano, suo concittadino. Alla musica e alla voce cantante invece Paolo Capodacqua, cantautore, chitarrista, anche lui collaboratore di molti artisti, innanzitutto per 25 anni chitarrista di Claudio Lolli. Del lavoro che stiamo per ascoltare ci parleranno loro. Intanto volevo chiedere, insomma, di accoglierli con un applauso. Per colazione hanno acqua e pane, bevono molta acqua. La saliva che hanno devono sputarla sulle mani perché il martello lo scivoli. A mezzogiorno mettono nel brodo d'erbe il solito pane nero. Al coprirsi del sole, se io sono pieno di malinconia, per loro è bello tornarsene a casa ridendo, sedersi in famiglia, giocare con i figli dopo 10 ore di lavoro sulle pietre, per quel poco pane, perché la moglie continui a fare per ultimo il piatto, perché a nessuno manchi la parte. La costruzione sale, contando le centinaia di caldarelle montate sulla mia spalla. Ogni mattone ha raspato sulle mie mani, ogni mattone ha raspato le dita del muratore, che sputa tra le pietre, che fuma senza posare la cicca lavorando e bruciarsi le labbra, con acqua amara per arrestare sudore. Ogni palmo di mura ha una bestemmia, ogni palmo di scialbo ha la schiena di mio padre. L'acqua che ci ha bagnato è sudore umano, tutte le mura che vedi. La domenica la passiamo a ballare, oppure al cinema, oppure quando la squadra andava bene a vedere la partita, a discutere al caffè per tutta la sera, d'un rigore che non dovevano dare, d'un fallo, di un tiro sbagliato. E nati tra queste mura abbiamo fatto insieme tutte le cose, la scuola, la prima comunione, gli stessi sogni di fuggire. E insieme abbiamo passato la guerra nutrendoci di 150 grammi di pane, che non basta riempire una bocca una volta. E il fascismo l'abbiamo conosciuto, e l'arrestare sempre qualcuno, perché il lavorare di tanto in tanto è la storia di sempre, come il discutere di partire per l'Australia o di andare volontari a non soffrire più la miseria. Ed ogni giorno ci prende il gusto più forte di ridere alle solite cose che dicono sulla patria e su Dio, per convincerci a morire come siamo nati. Sacrata e dura, che dividiamo senza un'omelia, il nostro corpo spezzato sull'impalcatura, la nostra croce, la nostra Ave Maria. Oh.
zampettanti in controluce, mentre oscuriamo il sole con la costruzione. La nostra lingua è un dialetto senza voce, lo spago intorno alla valigia di cartone. Nel 1957 il poeta fermano Luigi Di Ruscio, manovale, fotografo di matrimoni, ragazzo di mille mestieri, dopo un'esperienza come cameriere a Roma e una prima falsa partenza in Francia, lasciò questa terra proprio per cercare lavoro emigrando a Oslo, in Norvegia. Partì da solo con in mano il suo primo libro di versi, Non possiamo abituarci a morire, con la prefazione di un giovane critico, Franco Fortini. Il sogno di fare lo scrittore. Arrivò a Oslo insieme ai miei zii, Dina e Cesare. E mia zia ne ha un ricordo ancora molto nitido, era un ragazzo che parlava ancora in dialetto, era scuro di carnagione, quindi sembrava un migrante ante litteram, un migrante, come dire, degli anni 50. Voi immaginate un ragazzo che parte da Fermo, dove Luigi diceva non c'erano neanche i semafori, era un luogo lontanissimo, in un mondo diversissimo dal nostro, dove le distanze c'erano. Oggi viviamo la fine delle distanze, no? Raggiungiamo. E lui parte da questa provincia cattolicissima, anzi scappa anche per questo, è comunista, è un militante di base del PC di Palmiro Togliatti, e da Fermo arriva a Roma in corriera, poi alla stazione Termini sale sull'Italian Holland Express, composto da vetture ordinarie con cuccette, diretto verso la Danimarca. Era uno dei treni dell'emigrazione continentale, i treni che portavano i nostri spatriati verso il nord Europa, arrivando prima ad Amburgo, poi a Copenaghen, Göteborg, per fermarsi definitivamente dopo 3 giorni a Oslo, un viaggio lunghissimo, è un luogo ameno per un ragazzo di 27 anni che aveva visto solo il perimetro, non solo di una piccola città, ma proprio di un quartiere, un sobborgo operaio dove era nato e aveva scritto i suoi primi versi. Scriverà in Neve Nera, arrivo a Oslo con 50 corone norvegesi, appena 10.000 lire, dormo in un ricovero dell'Armata della Salvezza, trovo un lavoro da lavapiatti, dopo pochi mesi ho trovato un posto in fabbrica, eravamo felici, avevamo a disposizione la cameretta di 9 metri quadri, un lettino, un tavolino con una sedia, il lavandino e un fornelletto elettrico. Eravamo felici. Lontano cercando un altro.
sognando. Mestiere di invenzioni. Vino cambiato con birra, cambiati i linguaggi dei paesi in balbettamenti stranieri. L'Europa è un campo depresso per la nostra smania. L'Europa non ci dà quello che abbiamo. L'Europa non è quello che siamo. È il giorno che ci si ritrova come quando partimmo. E il morso delle indecisioni c'entrava dentro. È il giorno che partimmo con pochi panni, pochi atti, nessun abbraccio. Io scorderò il tuo viso, la tua mania di grandezza, i sogni che ingrandivi ogni giorno mentre tutto crollava. Rimango a costruirmi fumando una serie interminabile di sigarette forti, che a nervosismo chiama nuovo nervosismo. Mi preparo per i miei colpi di testa contro i muri, scalfendo pagine immacolate di segni istintivi come i segni scalfiti dai coltelli sui lembi dei tavoli, come i pezzi lacerati della carta, come i disegni infantili sui muri. Ovunque l'ultimo per questa razza orribile di primi, ultimo nella sua terra a 1000 lire a giornata, ultimo in questa nuova terra per la sua voce italiana, ultimo ad odiare. E l'odio di quest'uomo vi marca tutti, schiodato e crocifisso in ogni ora, dannato per un mondo di dannati. Uscire dalla fabbrica era come uscire da una guerra, dove si esce vivi solo per caso. Tutto quell'unto polvere della trafilatrice, i saponi bruciati, lo stridio dei ferri, il sudore che scendeva sino agli occhi, bruciava, entrava nelle labbra. Quest'urlo non potrà essere sentito, neppure gli urli di tutti noi messi insieme. Chi non resiste verrà scaraventato nel massimo della troce. La fabbrica è l'ultima stazione. Se ti licenziano è come se venissi sputato fuori nell'ignoto, in una caduta che non verrà attutita. L'operaio metalmeccanico è attaccato a qualcosa di diabolico. Il polacco dice che lavorare per l'avvenire sotto i comunisti era ancora peggio. Qualche macchina ferma sembra una cassa da morto. Per chi sta veramente male, mettersi sotto cassa malattia è difficile. Di questo italiano straniero non sappiamo niente. Si sa solo che puzza ed esiste. Sono quello aggrappato al tuo sguardo sfuggente, sono quello impalato nel via vai della gente, sono quello che ha gli occhi neri come il dolore, sono quello di cui riconosci l'odore, ho l'odore del vento, ho l'odore del mare, ho l'odore del posto che ho dovuto lasciare, ho negli occhi una mano stretta forte alla mia, scivolata nell'acqua per seguire la scia laggiù.
dove sono quello arrivato, nessuno sa come. Sono quello a cui tu non hai mai chiesto il nome. Il mio nome è sepolto nel viavai della gente. L'ho lasciato nel porto, l'ho perduto per sempre. L'ho perduto nel vento, l'ho perduto nel mare. Perso insieme ai compagni che ho visto annegare laggiù. Passano i giorni, le primavere, passa la rondine che tornerà, passa la pioggia, passa la neve, io sono quello che resta qua. Passa la nuvola, passa un minuto, passa la banda della città, passano i treni, passa uno spunto, io sono quello che resta qua. Passa un centesimo, passa una goccia, passa l'annuncio della stazione, passa un insulto, passa una faccia, io sono l'uomo senza più nome. Sono quello risorto che ti porge la mano con il palmo rivolto contro il cielo lontano. Sono quello che aspetta mentre parli con Dio. Sono io il tuo problema o tu forse sei il mio. Ho mille anni di chiglia, feritoie sulla schiena. Porto nella caviglia il segno della catena. Ho la pelle marchiata da uno sguardo cattivo, dal rimprovero muto per chi è sopravvissuto laggiù. Passano i giorni, le primavere, passa la rondine che tornerà, passa la pioggia, passa la neve, io sono quello che resta qua. Passa la nuvola, passa un minuto, passa la banda della città, passano i treni, passa uno sputo, io sono quello che resta qua. Passa un centesimo, passa una goccia, passa l'annuncio della stazione, passa un insulto, passa una faccia, io sono l'uomo senza nome. Passa un soldato, passa un saluto, passa la smorfia, la carità, passa uno sguardo, passa un rifiuto in piedi, passa l'autorità. Passa un turista, passa un profumo, passa il patrono della città, passa una suora, passa qualcuno, io sono quello che resta qua. Passano i gatti, passano i cani, passa il ministro con gli stivali, passa la ronda, passano i nani, passa la bava dei temporali. Passano gli anni, passa un bel culo, passa la voglia che se ne va, passa un minuto, passa il futuro, io sono quello che resta qua. Passa un pallone, passa un bambino, passa la musica di una canzone, passa un sospiro, passa un becchino, passa il ricordo del mio nome. Passa un ricordo, passa mia madre, passa la musica di una canzone, passa un miraggio, passa una voce, passa un sussurro col mio. Raccontare la storia di Luigi Di Ruscio per la prima volta quando ero ragazzino. Mi raccontavano i miei zii di questo scrittore che era emigrato con loro a Oslo. È arrivato nella gelida città scandinava di notte, si era rifugiato nei dormitori e in piccole pensioni per emigrati. Aveva comprato un dizionario italiano-norvegese e norvegese-italiano e aveva imparato la lingua leggendo i fumetti. Sì, leggendo Topolino e Paperino. Poi aveva cominciato a lavorare come lavapiatti, pulendo le carrozze e il ristorante sul treno Oslo Bergen. Questo mi ha raccontato più volte sua moglie Mary. E per tutta la vita ha lavorato in questa fabbrica metallurgica, la Christiana Spigaverk, che produceva chiodi di altissima qualità. Luigi, ma che lavoro fai? Lavoro in una fabbrica che produce una quantità industriale di chiodi.
parlava così. Era orgoglioso del suo lavoro operaio. Lavorava in questo reparto infernale che produceva una quantità impressionante di chiodi. Negli stessi mesi dello stesso anno partiva da Catania con altri siciliani, Beppe Valvo, che ho conosciuto benissimo, uomo colto, che per tutta la vita ha lavorato come manager nel secondo quotidiano norvegese, che era l'editor e primo lettore dei suoi libri. Però quando giocavano a carte, magari la sera Luigi perdeva, il giorno dopo lo chiamava e diceva: guarda Beppe, ho ripristinato tutte le cose che mi avevi detto di cambiare, tu sei siciliano, che ne sai della lingua italiana? E lui dalla Sicilia. Da Firenze invece Danilo Rini, un fotografo fiorentino che era arrivato lì per stare una settimana, ovviamente col miraggio delle ragazze nordiche, e poi ci è rimasto per tutta la vita. Finì a fare il barman nel sontuoso Grand Hotel, e Nicola Di Lernia, pugliese, storico cameriere della Bella Napoli, locale dell'italianità molto frequentato anche dai norvegesi, dove cantava il menestrello romano Lamberto Cioli, mentre il ciabattino calabrese Grosso arrivò per fare visita al fratello, doveva rimanere qualche giorno, ci rimase 53 anni, ma anche artisti come il maceratese Ivo Pannaggi. Di Ruscio frequenta il circolo degli italiani Antonio Domenico Trivelino, partito da Ortona e prima vissuto in Islanda, era partito per un viaggio universitario per imparare le lingue scandinave, anche lui è rimasto lì per tutta la vita. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei canili, le rose sui balconi e i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare. Camerieri, pasticceri, bianchini, manovali, piastrellisti, infermieri, falegnami, cuochi. Queste erano le occupazioni principali dei nostri degos, un modo dispregiativo che i norvegesi usavano nei confronti degli italiani. Venivano chiamati degos, spaghetti o mussolini e non erano ben visti. Si incontravano il fine settimana sulla Karl Johans Gate, la strada principale. Bevevano un caffè e potevano parlare in italiano con i connazionali venuti soprattutto dal sud dell'Italia. Non erano ben visti perché ovviamente bevevano un caffè, stavano lì magari 2-3 ore a chiacchierare, ma andavano anche a ballare al Red Bue, dove c'era l'orchestrina, e all'uscita poteva succedere che facessero a cazzotti con i giovani del luogo. Ma immaginate perché, per via delle ragazze. Lì non erano ben visti, intanto appunto perché dicevano che occupavano i locali per incontrarsi e ci stavano tutta la sera senza consumare, e poi perché rubavano le donne ai norvegesi. Gli altri del gruppo avevano soprannominato Luigi Di Ruscio Luferro, un dialetto marchigiano, il ferro, ma non solo perché lavorava alla Spiegelberg, cioè alla fabbrica di chiodi, ma soprattutto per il suo carattere duro, scontroso, aggressivo. Fu cacciato moltissime volte Luigi all'Istituto di Cultura perché era anche un grande bestemmiatore. Andare, camminare, lavorare, il passato nel cassetto chiuso a chiave, il futuro al totocalcio per sperare, il presente per amare, non è il caso di scappare. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare. Ieri è crollata di schianto la gru, l'elevatrice. Ognuno sparì dietro quella grande polvere, uno spezzarsi improvviso dei materiali si spezza. In piena notte la botta, il guidatore vide in un salto salvarsi prima che la grande polvere si alzasse di quel salto.
L'acrobata trovò un filo teso in un punto giusto e implacabile. Corse per tutta la linea del reparto, scintilla di fili elettrici toccati. Brucerà la grande valvola, aspettare la grande valvola bruci. Il caporeparto prese un libro, dove tutte le grandi cadute dovrebbero essere previste. Basta un pugno di segatura per fermare tutto. Non potete prevedere tutto. Occorre un consenso totale. Se basta un pugno di segatura per fermare tutto, iniziano le telefonate notturne, amori appena cominciati, svegliare tutti i capi riparatori, i sottocapi riparatori e quelli che riparano. Vengono con le fiamme ossidriche intorno all'animale, intorno al crollo. Correvano avanti e indietro, intorno al cadavere. Controllavano gli orologi, misuravano le viti spezzate di netto, improvvisamente spezzate. Quando viene il panico, ogni uomo corre avanti e indietro. Basta un pugno di segatura per fermare tutto. Una macchia d'olio, la scorza di banana, il guidatore si è salvato. E venne la gioia, vederlo così appeso e felice. Sotto di sé vedeva lo schianto tra le polveri, il correre di moltiplicate scintille. La fiamma ossidrica buttava nel reparto grandi ombre mobilissime. Così il sistema dovrebbe cadere di schianto. E noi appesi sui fili felici e salvi. In una grande polvere, in un mare di scintille, fuochi fatui, lucciole festive, di notte cupa parvenze, semi di un giorno felice. Quella volta mo come se fosse l'ultima, poi bacio sua moglie come fosse l'ultima, ed ogni figlio suo come se fosse l'unico, e attraversò la strada col suo passo timido. Salì la costruzione come fosse macchina, salì l'impalcatura, quattro muri solidi, mattone su mattone, un disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e lacrime. Seduto a riposare come fosse sabato, mangiata pasta scotta come fosse un principe, bevuto e singhiozzato come fosse un naufrago, ballato e riso come se sentisse musica, musica, ed inciampò nel cielo come ubriaco fradicio. Fosse un passero, cadde giù per terra come un pacco flaccido, agonizzando in mezzo del passaggio pubblico, morto contro mano, disturbando il traffico. Fosse l'ultima, e poi baciò sua moglie come fosse l'unica, ed ogni figlio suo come se fosse il prodigo, e attraversò la strada come ubriaco fradicio. Salì la costruzione come fosse insolita, salì l'impalcatura, quattro muri magici, su mattone in un disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e traffico. Seduto a riposare come fosse un principe, mangiata pasta scotta come fosse il massimo, bevuto e singhiozzato come fosse in macchina, ballato e riso come fosse il prossimo, il prossimo, ed inciampò nel cielo come se sentisse musica, e fluttuò nell'aria come fosse sabato, e cadde giù per terra come un pacco timido, agonizzando in mezzo del passaggio pubblico, e morto contro mano, disturbando il pubblico. Le
Le ore 6 sono l'inizio della nostra giornata. Noi siamo l'inizio di tutti i giorni. Inizia il giro delle ore sulla trafilatrice, che mi aspetta con la bocca spalancata. Inizia la mia danza, il mio spettacolo. In certe ore entra nel reparto una chiazza di sole e lo sporco nostro è schiarito come nell'immagine dei santi. Rubo il tempo per una fumata che raspa nella gola. Spio i minuti sul quadrante dal grande occhio. E tutto a un tratto ci scuote l'urlo della sirena. Ci attende il riposo per la sveglia di domani. La suoneria che entra dentro i sogni esplodendoli. Ed ecco un nuovo giorno della mia esistenza con l'allegria fuori della mia ragione. 8 ore moltiplicate per tutta la vita che copre il coraggio degli eroi di tutti i santi. Uomini intercambiabili e danzanti, la macchina e l'anima nostra. Nel cartellino delle timbrate sono le date della nostra storia. La produzione è il diario nostro, che raspa su tutte le coperture pagliaccesche. Tutta l'anima nostra tra 4 mura rivoltanti, dove l'iddio del 2000 crepa perpetuamente e perpetuamente rinasce ogni nostro giorno per questo iddio che è voce nostra, il Dio che nelle nostre mani, il Dio fresato e saldato ogni giorno, e non vi è nulla di più incantato di quando questo furore s'arresta. Colta da paralisi mortale la macchina ferma, mammut scannato, lo sciopero votato nelle riunioni dei sindacati, si è arrestato l'iddio e il suo manovratore, la terra trema, la fabbrica ferma, butta sulla terra il terrore dell'ultimo giudizio. E se oggi timbrare è il verbo, è sospeso il giorno della vittoria nostra. Per questo giorno viventi, viventi per questa attesa. Risultato della storia. La mia poesia non è un momento privilegiato, è tutto il mio scrivere che è il momento privilegiato. È un privilegio anche nel senso storico. Senza la settimana corta, senza la paga oraria che mi fa comprare i libri, non avrei potuto scrivere. Come se dicessi che senza gli scioperi a oltranza che ha fatto la classe operaia norvegese negli anni 30 non avrei potuto avere questo privilegio. Senza l'avanzata della classe operaia occidentale non avrei potuto scrivere. Se fossi rimasto in Italia avrei potuto scrivere solo in galera. Quando lavoravo in Italia non potevo scrivere. La settimana lavorativa era troppo lunga e spossante.
Ritornavo a casa solo per dormire, dice in un colloquio con Giancarlo Maiorino, che chiude la raccolta istruzioni per l'uso della repressione. Per tutta la vita Luigi De Ruscio è stato l'ultimo che scriveva degli ultimi, con una postura storica e politica fortissima e capace di creare anche un'automitologia altrettanto forte. Immaginate un uomo che è vissuto per più di mezzo secolo ad Oslo in un isolamento linguistico totale, in una famiglia dove nessuno conosceva leggeva la lingua italiana, quindi ignoravano completamente quello che lui stava scrivendo. Mi ricordo che Mary, la moglie, mi diceva: ma prima faceva la collezione dei francobolli, poi scriveva le poesie. Io pensavo che fosse un hobby. Non aveva colto invece il senso del lavoro letterario del marito, che è stata anche una forma, diciamo, di resistenza. Per Luigi De Ruscio la scrittura è stata una forma di resistenza politica esistenziale fortissima, diversissima da quelli che lui chiamava professori di belle lettere, no? I letterati. Cioè, lui è stato veramente una stranezza della storia. Ricordo a Roma presentammo le sue poesie operaie insieme ad Andrea Cortellesa. C'era un medico di fermo che diceva che noi facevamo il liceo classico e c'era questo poeta che aveva fatto la seconda elementare, amato da Salvatore Quasimodo, da Calvino. Cioè, lui ci mandava fuori di testa. Questo per dire la forza e la potenza sociale anche della sua condotta, tanto che a un certo punto si sentiva talmente strano, si sentiva un matto, mi sentivo il matto del villaggio, che per non subire più quest'onda è scappato, insomma, se n'è andato in Norvegia. Nella fabbrica di chiodi Luigi Di Ruscio incontra altri come lui. Ci lavorano tutti i meridionali del mondo, gli spagnoli, i portoghesi, i latinoamericani, e lui è orgoglioso di essere un operaio. Mia moglie mi ha detto che ero elegante solo con la tuta, e i miei compagni di lavoro, quando li vedeva nelle loro vesti borghesi, erano ridicoli, scrisse. Il posto glielo lasciò mio zio, emigrato per amore, che poi diventò medico. Anni dopo, eravamo già alla fine degli anni 60, gli scrisse una lettera. Io ho raccolto tutte le sue lettere, che è veramente un giacimento umano e storico anche, straordinario. Luigi era capace di scrivere anche 30 lettere al giorno. Considerate che per 8 ore consecutive lavorava come operaio in una fabbrica metalmeccanica con turni pesantissimi. E allora, negli anni 60, a metà degli anni 60, scrive a mio zio: lavoro sempre dove lavorasti tu, non alla macchina nuova, quella del ferro quadrato, ma alla Rieci, quella che fa il filo d'acciaio. È un lavoro riposante. Ormai, con 10 anni che faccio lo stesso lavoro, sono diventato automatico. Potrei fare lo stesso lavoro anche se diventassi cieco. Anche se dopo la fatica il cervello è ancora in balia di questa furiosa costruzione che a me fa costruire chiodi che non si saprà mai a quale Cristo andranno a crocifiggere, e ancora possiamo incatenarli, mostri, vincerli e digerirli per la notte, per la gioia, nella tua casa in confusione dove ti attende moglie, figlia e pranzo, dopo aver alzato posate come se alzassi utensili, io nella mia camera 3 metri per 5, pareti bianche e migliaia di fogli bianchi da mettere in croce in lotta con la stanchezza e lo sporco, ed è tutto presso di noi. Non aspettare il sabato, inizio del riposo di Dio. Il riposo sia per Dio e questo inferno per noi. In questo sole che in compatte ore illumina il giorno, con la felicità che mi strozza sulla gola, io entro in queste giornate d'amore e tu mi accompagni, sei il mio giorno accecato. Il sangue sembra che passi in più ampi giri e mi rinnova, ed amo tutto. Oggi che il chiarore si allunga sino ad un perpetuo giorno, oggi sono capace di amare tutti gli uomini. Amo moltiplicato per 10 tutte le donne, moltiplicato per 100 tutte le donne che vedo, moltiplicato per 1000 la donna che oggi dorme con me. Amo tutto, moltiplicato per tutto, gli atti della mia giornata, li godo.
Godo tutto quello che consumo, mentre il cervello in leggerezze stupende mulina allegramente mostri nel gioco santo della giornata eterna. Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì, sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. Sì, ma qui che l'amore si fa in tre, che il lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al tramo. Sì, ma allora, ma che gioventù che è, ma che primavera è, e la tristezza è lì a due passi e ti accarezza e ride lei. Due passi e ti accarezza e ride. Quando ho scoperto mio padre che guardava le formiche, il sole spaccava le pietre e intontiva i muratori senza cappello di carta. Una buca scura intorno, granelli di terra impastate, il brulichio delle formiche con troppo grandi semi trascinati. E mio padre, con schifo, ha strisciato il piede sul nido. Così ho imparato a guardare le formiche e ad avere questo schifo. E l'umano, mio padre, è in questo astratto schifo. Questo assalto dei sensi della nullità che mio padre affoga con la partita a stop. Ogni vittoria, ogni perduta, salutarla con il vino, e la sbornia gli porta una sorta di furore disperato e scaraventa piatti e bicchieri contro il muro e si condanna in questo furore o nel tacere. E nella fatica, che è una battaglia perduta senza senso e senza scopo, mio padre ha scoperto nella formica la propria immagine e la distrugge. Il vino, la fatica, il fumo gli scassano il petto con una tosse paurosa che è stata presente in tutti i miei sogni e della mia infanzia, il viso di guardare la formica ha perduto mio padre. Ed io ora vivo in questo formicaio, con la stessa rabbia di mio padre, che distrugge, preso da schifo, la laboriosa formica. Bello il vino, rosso, 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 bianco è il mattino e sono dentro a un fosso e in mezzo all'acqua sporca godo queste stelle. Questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Bianco, rosso è il mattino e sento male a un fianco. Vita, 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 sera dopo sera, fuggi tra le dita,
spera, mira, spera, mira, spera, mira, spera, mira, spera. Continuò per mezzo secolo a scrivere da una condizione volutamente marginale. Lavori in fabbrica e scrittura nelle ore notturne, oppure con le prime luci dell'alba. Scrisse migliaia di lettere ai maggiori scrittori italiani. Missive al Curaro indirizzate a Calvino, Fortini, Volponi, molti altri. Lettere lunghissime, dove raccontava la sua vita, le sue idee, quello che pensava. Lettere non diverse dalle prose di Palmiro, di Cristi polverizzati, è, diciamo, il suo romanzo della vita. Sono lettere che vanno dagli anni 50 fino al 2000, dove commenta anche fatti storici, anche questioni legate alla storia d'Italia, racconta della sua condizione umana a Oslo, racconta la vita dei figli, la vita di un migrante, diciamo, degli anni 50, e ha continuato per tutta la vita a pubblicare raccolte come Enunciati, Firmum, Poesie Operaie, il romanzo Palmiro, l'eroicomica dei militanti comunisti degli anni 50, di cui i fratelli Taviani volevano farci un film, sempre con piccole case editrici, quasi alla macchia. E poco dopo la morte uscì un libro che poi gli rende giustizia, Romanzi, che ho curato insieme ad Andrea Cortellessa, dove sono raccolte, diciamo, le prose, e poi Massimo Cezzi ha ricomposto il corpus poetico in Poesie Scelte, che proprio in questi giorni esce in traduzione, con la traduzione di Cristina Vita negli Stati Uniti, da un editore, insomma, abbastanza importante. Luigi Di Ruscio è stato già tradotto in Francia. L'ultimo che scriveva di se stesso e degli ultimi, che della sua postura diceva questa cosa, lui si immaginava così: la presenza degli oppressi e stritolati è dietro le mie spalle, quando scrivo le scariche dell'Olivetti Studio 46, macchina da scrivere rumorosissima, è come se partissero le scariche di un ammattito Kalashnikov. C'è aria di burrasca all'orizzonte e sempre meno grano nei granai. Non basta più il sudore della fronte per fare fronte a tutti i nostri guai. Non basta più l'affido della sorte o le bugie dalle gambe corte. E abbiamo rasiato il fondo del barile, scrutato il fondo dei salvadanai. Abbiamo finito il fieno nel fienile, le tasche son più vuote dei granai. Abbiamo pagato col nostro sudore il guardaroba dell'imperatore. Inzaccheriamo il gozzo nel boccale, col vino rischiariamo i tempi bui, e il cuore sale, scende, scende, sale, e tutti patapunfete con lui, e tutti patapunfete con lui. Chiudere un porco vero nel reparto, non un porco normale, un porco, insomma, un maiale, insomma, chiuderlo nel reparto per 8 ore. Vediamo come reagisce l'associazione protezione animali, vediamo come reagisce a questa eterna crudeltà il maiale. Schianta, strozza, impazzisce, si indemonia, vediamo se è ancora commestibile, vediamo se il sistema nervoso non gli si è spezzato, vediamo se è diventato impotente. Con il sesso aguzzato e torto come un cavatappi, se è sopravvissuto allo schianto, liberiamo il maiale, portiamolo nelle tante terre abbandonate, e che pascoli, scovi radici e preziosissimi tartufi.
sopravvissuto ad uno schianto atroce, ora godi, sgambetta, liberato, respirare pure, saziati. Però la proposta dimostrativa non può essere accettata. Il maiale è stato selezionato perché ingrassi tenere bistecche di maiale, sottilissime fette di prosciutto e ingrassi un grassissimo cervello. Per la schifosa coppa di maiale, saziati, ingrassa, riposa, ti aspetto il lungo coltello. Chi lavora in un reparto è stato selezionato per tutta una cosa diversa. Resisti allo schianto per tutta una stagione, sei un animale diverso. Farti a pezzi non serve a niente, devi resistere intero. Sarai selezionato sempre meglio, sino a che non scoppi. Metti un uomo nel reparto, chiudilo dentro per 8 ore consecutive. Vedi come reagisce. Prendi un uomo dell'umanesimo, staccalo dei quadri affreschi dei grandi umanisti. Prendi questo uomo umanizzatissimo, vedi come reagisce. Fare moltissime prove e vediamo cosa succede. Vedi se diventa pericoloso. Può diventare pericoloso. Chi lavora in una fabbrica per infinite ore consecutive può diventare molto pericoloso. Controllate tutti i telefoni, apri il suo cervello, vedi cosa merita, misura la sua rabbia, aspettati che scoppi. L'alba si inventa una ruota a Torino, l'alba si inventa una ruota a Milano, l'alba si inventa una ruota a Bologna, l'alba si inventa una ruota a Berlino, l'alba si inventa una ruota a Napoli, l'alba si inventa una ruota a Roma, meccanicamente all'arrivo del sole, cominciano tutte a girare da sole, cominciano tutte a girare. L'alba si inventa un ingranaggio, il sole lo unge con il suo grasso, e l'alba si inventa una ruota che gira, che gira, che gira. Respira compagno, l'aria che tira, respira compagno, una goccia di grasso che esce da questo ingranaggio. Non respirare con cortesia, è la sociale democrazia. Non respirarla troppo forte, è la meccanica della tua morte, la meccanica della tua morte, della... Valerio Cuccaroni, tutti i volontari. Grazie Giuliano. Buonanotte, grazie. E qualche cosa sulle canzoni che avete ascoltato, naturalmente Di Ruscio, le poesie di Di Ruscio, eccetera, le canzoni molte le avrete riconosciute. Piero Ciampi, Enzo Iannacci, Chico Barche de Hollanda, Claudio Lolli, e 2 o 3 canzoni mie, tra cui Quell'uomo senza nome, che anche questa sera mi ha fatto ricordare tante cose, gli ultimi avvenimenti drammatici accaduti qualche giorno fa in un paese della Campania, erano sostanzialmente questo, quel pezzo là. Arrivederci, buonanotte.